Albano, un ruolo inedito su Rai 1, parla Giancarlo De Andreis. Dopo l'esclusione i The Voice Senior, Albano conquista il palcoscenico della Notte della Taranta in onda su Rai 1. Il cantautore di Cellino San Marco, Albano, lo scorso mese ha dovuto fare i conti con l'esclusione a sorpresa dal seguitissimo programma i The Voice Senior. Un colpo basso per l'artista, che però ha cercato di non esternare la sua delusione. Difatti, l'ex di Romina Power in un'intervista rilasciata al settimanale Voi affermò di non sentirsi rancoroso, dichiarando: «Il bilancio è stato molto positivo, è stato bello condividere con mia figlia il palco, la musica e il confronto». Difatti è assieme alla figlia Jasmine che il cantautore ha partecipato nelle vesti di giudice al talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Ma per Albano è subito arriva una grandiosa notizia. Dopo il periodo difficile segnato dal Covid, l'ex di Romina sarà al timone della Notte della Taranta nella serata del 4 settembre su Rai 1. Per Albano questo sarà un ruolo inedito, nella sua terra, in una manifestazione che ha una fama internazionale, così come ha dichiarato il giornalista Giancarlo De Andreis sul settimanale di Più TV. Albano e il nuovo debutto su Rai 1, al timone della Notte della Taranta. Dopo il periodo difficile segnato dalla pandemia, Albano torna in TV al timone della Notte della Taranta in onda il prossimo 4 settembre su Rai 1. Tra gli artisti che prenderanno parte al festival musicale vedremo Enrico Melozzi, Madame, Patti Smith, eccetera. Ma dopo l'esclusione improvvisa da i The Voice Senior, questo non sarà l'unico impegno in TV per l'artista di Cellino San Marco. Difatti, Albano molto probabilmente entrerà nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle condotta da Milly Carlucci. Staremo a vedere se la conduttrice riuscirà a convincere il seguitissimo cantautore.